Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale Impariamo e Ripariamo. Oggi vi spiegherò come incollare il bordo pre-incollato su un fianco, su un piano, su quello che avete bisogno. Innanzitutto parliamo del bordo. Esistono due tipi di bordo, quello pre-incollato che ha già la colla e quello bordo classico senza colla. Noi oggi andremo a usare quello pre-incollato con la colla. Cosa ci serve? Il bordo. Un ferro da stiro, io ho questo, ma potete usare benissimo quello di casa, regolando la temperatura a una temperatura media, né troppo caldo né troppo freddo. Una lima e un pezzo di legno con un pezzettino di carta vetro da 100-120 per fare la rifinitura. Come si procede, ragazzi? Allora, prendiamo il bordo, mettiamo il pezzo che dobbiamo incollare e poggiamo il bordo in modo che da tutte le parti esca. Ok? Passiamo il ferro da stiro. E iniziamo a stirare come si stira un vestito, vedete? Senza stare troppo fermi sullo stesso posto, se no bruciamo il bordo, soprattutto se è un bordo bianco, color legno già meno. Andiamo a stirarlo, vedete? Passiamo il ferro da stiro più volte fino a... è già il bordo, vedete? È già incollato. Poi passiamo con un tacchetto e lo andiamo a schiacciare bene. Ora il bordo, vedete, è già incollato. Cosa dobbiamo fare adesso? Allora, fatto questo lavoro qua, aspettiamo 10 secondi che si raffreddi un po', lo mettiamo in piano. Ora io ho preso un pezzo di scarto per farvi capire, ragazzi. Abbiamo la lima. La lima ha un lato seghettato e un lato liscio. Noi dobbiamo andare a lavorare con il lato seghettato, no? Cosa facciamo? Mettiamo la lima inclinata. Diamo un colpettino leggero, vedete? E facciamo senza tirare indietro, se no lo strappiamo. Andiamo avanti, alziamo, andiamo avanti, alziamo e ripetiamo il lavoro. Così, vedete? Semplicissimo. Qua lavoriamo nella stessa maniera. Andiamo avanti e tagliamo. Procediamo in quest'angolo, avanti. Avanti. Fatto questo lavoro, giriamo il pannello, ovviamente ragazzi questo è uno scarto, e facciamo lo stesso lavoro, vedete? Andiamo avanti per tutta la lunghezza del pezzo e facciamo anche qua. Dopodiché la carta vetro cosa serve? Una leggera carteggiata, giriamo il pezzo, vedete? Una leggera pulita e il nostro pezzo è fatto. Ovviamente facendo il bordo possiamo fare tutti e quattro i lati. Poi nel prossimo video vi spiegherò come incollare anche la formica sul piano. Vi utilizzerò questo pezzo e vi farò vedere come incollare un pezzo di formica a finire sopra. Per il momento è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che avete capito come si fa a fare questo lavoro e ci risentiamo al prossimo video. Un saluto.